La Befana è già in viaggio in sella alla sua scopa nei cieli per portare caramelle grandi e piccini, ma anche un po' di carbone. Ma chi vorrebbero portare gli aretini, le caramelle ed il carbone? Le caramelle e i bambini, in assoluto. Il carbone, non faccio i nomi, ma tanta gente. Grazie, grazie. Troppi. La lista è lunga, troppo lunga. Per il carbone? Per il carbone, sì. Per le caramelle invece? Pochi. Familiari, amici e ragazza. A Renzi. Il carbone? Sì, vorrei che venisse seppellito fino agli occhi proprio di carbone. E le caramelle per me. Basta, non ho altro da augurare. A tutti il carbone. Le caramelle? A nessuno. Carbone a Grillo. E le caramelle con tanti auguri a Renzi. Ce ne sarebbero troppi, non mi conviene. Per il carbone o per le caramelle? Per il carbone. Per le caramelle invece a chi vorrebbe portarle? I miei nipoti. Ai politici. Il carbone? Sì, sì. E le caramelle? Alle persone che fanno del bene. E come ogni epifania torna anche la scopina scaccia guai del Calcit, un successo anche quest'anno la vendita. Sicuramente sì, quest'anno particolarmente interessante la vendita della scopina, anche perché la gente è stata sollecitata, infatti in poco più di 2 giornate abbiamo venduto qualcosa come 600 scopine, è stata sollecitata, diciamo, la gente, perché è stato paventato praticamente il declassamento della nostra medicina nucleare di Arezzo, rivolta verso l'area vasta di Siena. E allora la gente proprio interessata a questo evento ha acquistato con grande fiducia queste scopine e presumiamo di battere il record degli scorsi anni, che è stato quest'anno sicuramente superiore a 2.500 euro.